Quando a Poitiers l'esercito dei Franchi, guidati da Carlo Martello, blocca l'avanzata degli arabi, essi controllano già un territorio immenso, arrivato dal Golfo del Leone all'Afghanistan. L'impero bizantino nel frattempo si è ridotto all'Anatolia, alla sottile fascia costiera dell'odierna Dalmazia, all'estremo sud della nostra penisola e all'esarcato di Ravenna, che congiunge i possedimenti bizantini a quelli che rientrano nella diocesi di Roma. I re Franchi, che hanno riconosciuto molto prima degli invasori longobardi l'autorità della Chiesa e che ospitano fin dai tempi di Clodoveo l'episcopato cattolico, si confermano dunque agli occhi del Papa come i salvatori della cristianità. I nuovi sovrani, carolingi, promuovono quindi ad elevate cariche ecclesiastiche i chierici che hanno servito nella cappella imperiale, di modo che le diocesi siano guidate da persone di loro fiducia, alle quali garantiscono non solo generose immunità e regalie, ma anche la possibilità di diventare principi del neonato impero d'Occidente. In cambio di questo favorevole trattamento, i vescovi prestano il cosiddetto servitium regis, che comprende il dovere di ospitare la corte imperiale, di mettere a disposizione contingenti militari per l'esercito ed altri servizi di natura diplomatica ed amministrativa. Dal punto di vista del sistema feudale, questa pratica, che prende piede con dopo l'incoronazione di Carlo Magno, ha un vantaggio decisivo, poiché mentre i vassalli laici tenteranno di trasformare il proprio feudo in una proprietà trasmissibile per eredità, per vescovi ed abati questo problema non si pone, perché alla loro morte il feudo dovrà ritornare al signore feudale che gliel'ha concesso. Potrà egli quindi assegnarlo nuovamente ad un vassallo futuro. Non di meno, con l'avvento della dinastia ottoniana, sassone e salica a partire dalla metà del X secolo, i vescovi, che sono anche padroni di intere contee, assumono sempre più potere. Le dinastie germaniche che si avvicendano sul trono creano infatti uno stretto legame personale e istituzionale tra il potere temporale dell'imperatore e le diocesi del Sacro Romano Impero. Il potere del vescovo conte risiede quindi nel fatto che egli da un lato è un feudatario ecclesiastico, formalmente soggetto all'autorità di Dio, dall'altro è investito del beneficio di un territorio, in genere una contea, dall'imperatore in persona. Non deve stupire allora se questo sistema, in cui è l'imperatore ad esercitare il potere dell'investitura feudale, viene presto a confliggere col potere del papato, il quale con la cosiddetta riforma cluniacense, proprio per resistere al processo di temporalizzazione degli uffici ecclesiastici, sta dando nuovo impulso al monachesimo con la costruzione di una nuova e ancor più capillare rete di abbazie. Tutto ciò, come abbiamo visto, porta alla lotta per le investiture, che in realtà si trasforma ben presto in una vera e propria guerra tra la corona e l'altare, e che troverà un periodo di relativa tregua soltanto con la cosiddetta tregua di Dio a seguito del concordato di Urbino. Con questo concordato, infatti, si riduce sensibilmente l'influenza dei sovrani sulla nomina dei vescovi, sebbene, come sappiamo, poi nel Sacro Romano Impero la pratica di associare diritti feudali e territoriali alla carica di vescovo proseguirà in pratica fino al suo scioglimento nel 1806.